Jonathan, tuono la voce di Ramda. Le conclusioni successive non fanno parte di quello di cui ci occupiamo qui, al bar celestiale. La vita è energia, unicamente disegnata da ogni anima allo scopo di imparare. Ecco perché ci senti usare l'espressione o termine scuola della terra. I giudizi su quella vita non fanno parte dei principi universali in base ai quali noi operiamo. Ogni vita o si allontana dall'equilibrio o si muove verso l'equilibrio. Ci sono solo due possibilità, ma ogni vita, ogni disegno è unico e speciale, simile alle impronte digitali o vocali degli esseri umani. Tuttavia, una vita particolare, o avventura di vita, o viaggio di vita, o in qualunque modo tu scelga di chiamarla, non è fine a se stessa. La fine di quella vita, la morte, come la chiamate sulla terra, non è un evento calamitoso né gioioso. È semplicemente la fine di un'esperienza di apprendimento e l'inizio di un'altra. Il silenzio ricadde di nuovo nella sala della transizione mentre Jonathan continuava a restare seduto a fissare il fascio di luce. Jonathan, chiese Ramda, ti stiamo aiutando? Il visitatore fece un cenno impercettibile d'assenso con il capo. A me lo fissò per parecchi minuti prima di parlare, e quindi ci conduce alla questione dell'anima. Continuò quasi sussurrando. Vorrei trattare questo argomento per un attimo, giovane orso. Jonathan sembrava quasi inerte. E me si interruppe per fare ordine sui propri pensieri. L'anima è un'altra parola che richiede una definizione prima che se ne possa effettivamente discutere. Per noi del bar celestiale, l'anima è quella particella di luce che in profondità ha una consapevolezza eterna della connessione con l'interezza. È il ripostiglio di accumulo di tutte le nostre esperienze, di apprendimento, nella continua ricerca dell'equilibrio perfetto attraverso un disegno di vita dopo l'altro, verso la riunificazione con l'uno, la realtà divina. Questa ricerca eterna noi la chiamiamo il movimento. Permettimi di fare un'altra analogia. Il movimento può essere paragonato a un fiume che fluisce verso l'oceano. Fin tanto che le leggi fondamentali della natura rimangono inalterate, niente può impedire al fiume di raggiungere alla fine l'oceano. Ogni diga costruita per bloccare il cammino a tempo debito crollerà e il fiume proseguirà il suo viaggio. Gli enormi spostamenti di masse di terra nell'eternità non prevarranno sul fiume. Presto o tardi esso raggiungerà l'oceano. Questo è il potere e l'impressionante semplicità dell'anima, per usare questa parola. Tuttavia, proseguì Emei, noi Ramda e Dio, nonché il resto dello staff, ci rendiamo conto che forse tu intendevi qualcos'altro quando parlavi dell'anima. Se ti riferivi all'idea di anima delle persone sulla terra, all'erronea popolare convinzione che l'anima sia una parte separata di Dio o Allah, che accompagna la vita terrena, noi consideriamo questo concetto come parte della separazione. Come abbiamo già detto prima, la riteniamo un'idea fatalmente negativa perché promuove la disarmonia e lo squilibrio. E me si fermò. Jonathan, capisci? Jonathan si accigliò e rimase immobile per alcuni minuti prima di raddrizzare le gambe e di alzarsi in piedi. Si guardò attorno nella stanza, poi si osservò il mignolo. Vuoi dirmi a me? Disse, portandosi la mano davanti alla faccia per esaminare il dito storto, che la mia anima ha deciso di fare questo come esperienza d'apprendimento.
E mai fece una smorfia e scrollò le spalle. Mi rendo conto che ti possa apparire buffo, Jonathan, ma è esattamente quello che sto dicendo. E sai una cosa? Penso che sia ora che facciamo qualcosa di diverso, in modo che tu possa afferrare l'intero concetto che stiamo cercando di farti capire. La persona prima di te ha l'audizione a Los Angeles e è a metà del suo programma. Che cosa ne pensi, Ramda? È ora di portarlo nella realtà virtuale del tipo bar celestiale. Jonathan rimase in piedi, teso davanti alla luce, con il volto tirato, mentre pensava all'informazione che gli era appena stata data.